SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Le piogge torrenziali delle scorse ore hanno messo in ginocchio gran parte della regione, con criticità soprattutto nel bolognese e nel Ravennate. Il maltempo ha causato due morti. Vaste aree del territorio sono allagate per via dell'esondazione di diversi fiumi. Il ministro Musumeci ha firmato la mobilitazione straordinaria. L'assessore alla protezione civile parla di situazione senza precedenti. Stato di allerta a Faenza, dove è esondato in parte il fiume Lamone. Ci sono alcuni quartieri semi evacuati con centinaia di persone sfollate. I cittadini che hanno dovuto lasciare le case sono ospitati in rifugi di emergenza. Argine rotto e persone evacuate anche a Consellice nel Ravennate. Ai nostri microfoni il sindaco del paese Paola Pula parla di una situazione ancora grave. Anche qui sono state evacuate molte persone e si spera che nelle prossime ore il maltempo dia una tregua, anche se la Protezione Civile regionale ha emesso per giovedì una nuova allerta rossa per rischio idraulico. Un evento straordinario, così ha definito il MacFrut il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenuto alla Fiera di Rimini in occasione dell'inaugurazione del Salone Internazionale dell'Ortofrutta. Prima udienza in corte d'assise a Bologna del processo che vede imputato Giovanni Padovani. Il 27enne è accusato di aver ucciso l'ex compagna Alessandra Matteuzzi lo scorso agosto a Bologna. Basket, la sconfitta di Treviso ha complicato i piani della Virtus Bologna per chiudere al primo posto la stagione regolare. L'Armani Exchange è ora in cima alla classifica e a pari punteggio con le V-Nere. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati, nuova edizione del nostro notiziario. Apriamo con un'ampia pagina dedicata al maltempo che ha flagellato il territorio, gran parte del territorio della regione nelle ultime ore. Si sono verificate, dopo le piogge delle ultime 48 ore, si sono verificate alluvioni ma anche frane, una situazione davvero difficile, una situazione senza precedenti, così dicono i vertici della regione, ma andiamo a sentire tutti i dettagli in questo servizio. Momenti difficili per la regione Emilia-Romagna a seguito del maltempo, una situazione senza precedenti che ha visto scendere pioggia per 48 ore di fila. Le maggiori criticità nel bolognese e nel Ravennate, con fiumi esondati, allagamenti e frane che hanno portato alla scomparsa di due persone. Firmato dal ministro per la protezione civile Nello Musumeci il decreto di mobilitazione straordinaria. In arrivo per dare una mano contingenti dalla Liguria, Toscana, Lombardia, Veneto e Marche. Abbiamo avuto contemporaneamente 13 fiumi in allerta rossa con superamento di soglia 3, in alcuni casi anche oltre 2 metri, quindi un'eccezionalità che non ha precedenti in Emilia-Romagna. Abbiamo avuto talmente tanta acqua che l'acqua è uscita dagli argini, quindi successivamente c'è stata la rottura arginale. Abbiamo evacuato più o meno 500 persone in questo momento. Le prime che abbiamo evacuato sono state nel bolognese per quanto riguarda Imola e a Consellice, in conseguenza appunto della rottura del sillaro, dove sono state evacuate 60 persone. Per noi ci sono ancora sicuramente 24 ore di attenzione che dobbiamo prestare. Il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha poco fa chiamato per dare vicinanza
solidarietà a tutte le popolazioni colpite, un sostegno ovviamente a tutti i sindaci in campo, con gli amministratori locali, con la protezione civile di tutti i territori di questa regione. Ho già firmato la richiesta di stato di mobilitazione nazionale per l'utilizzo di tutti i mezzi dello Stato possibile. Abbiamo già avviato le procedure per chiedere nel più breve tempo possibile, come facciamo sempre, lo stato di emergenza nazionale per avere tutte le risorse possibili. Noi non dimenticheremo nessuno e staremo vicini a tutti. Il cordoglio alla famiglia delle due persone scomparse, una a Fontanelice nell'Imolese e una a Castel Bolognese. E proprio su questa tragedia, sulle due morti, i vigili del fuoco hanno individuato il cadavere della persona travolta dalle macerie nella casa Fontanelice nel Bolognese. È un uomo di una settantina d'anni. Tra le macerie dell'abitazione crollata si teme possa esserci anche un'altra persona intrappolata, e sul posto sono state inviate dalla Toscana anche le squadre del team USAR dei vigili del fuoco, specializzate in ricerca e soccorso in ambiente urbano tra le macerie di edifici. Presente anche un elicottero del reparto volo di Bologna. E un ottantenne, l'altra vittima di cui parlava Bonaccini, è morto questa mattina a Castel Bolognese nel Ravennate, rimanendo travolto dalle acque del fiume Senio esondato. L'anziano, secondo quanto appreso, era in bicicletta e avrebbe percorso una strada chiusa. Il decesso sarebbe sopravvenuto per annegamento. Nel paese sono in corso numerose emergenze a causa del maltempo. Stato di allerta Faenza, dove questa notte è esondato in parte il fiume Lamone. Ci sono alcuni quartieri semi evacuati, con centinaia di persone che questa notte saranno ospitate nei rifugi di emergenza. Facciamo il punto. Mezza città paralizzata, macchine sommerse dall'acqua e centinaia di persone che sono state fatte evacuare dopo che il loro quartiere è stato allagato. È il risultato di una notte di piogge torrenziali che ha colpito la città di Faenza e che ha causato l'esondazione del fiume che attraversa il centro, il Lamone. Tra i punti più critici, la zona di Fornace del Bersaglio, dove il Lamone incontra il fiume Marzeno. C'è un quartiere con delle abitazioni quasi tutte solo a piano terra e con le cantine. Quindi è stato necessario intervenire, era completamente allagato, abbiamo messo in salvo 100 persone. In centro città la zona più critica è invece quella di via Cimatti, che costeggia l'Argine. Anche qui sono state fatte evacuare un centinaio di famiglie. Abbiamo raccolto delle persone, ci sono molti anziani, alcuni con il deambulatore, alcuni hanno con la bombola d'ossigeno, cioè sono, diciamo, abbastanza, i più critici li abbiamo quasi evacuati. Non tutti vogliono scendere, ma perché adesso l'acqua sembra che si sia fermata, cioè se pian piano magari comincia a calare, però adesso i ragazzi partono perché hanno un'altra famiglia con degli anziani e li vanno a prendere. Molti di questi trascorreranno la notte al Pala Cattani, allestito come rifugio di emergenza. La parziale buona notizia è che la pioggia si è arrestata e che da giovedì dovrebbe tornare a splendere il sole. Questa è la speranza. Dopo ore e ore di incessante pioggia e di previsioni meteorologiche sempre tutte una peggiore di quella precedente, finalmente da questa mattina le 6, le 7 pare veramente che siano cambiate le cose. Questo è fondamentale. Una frana travolta e distrutto un'abitazione a Porcenti con una frazione di Predappio, siamo nel Forlivese. I due abitanti, per fortuna, sono riusciti ad allontanarsi in tempo, non si registrano dunque vittime o feriti. Si tratta, ha detto il sindaco di Predappio, Roberto Canali, di una frana con un fronte di circa 400 metri che si è abbattuta anche su una casa. I residenti fortunatamente hanno avuto il sentore di quanto stava accadendo e hanno lasciato l'abitazione in tempo. Ora ci sono rimaste solo delle macerie. Le due persone hanno trovato sistemazioni da familiari. Non riusciamo a contare il numero di frane che sta colpendo il nostro territorio, ha sottolineato il sindaco Canali. La vasta frana di Porcentico ha completamente divelto la strada asfaltata. Un argine rotto e persone evacuate anche a Consellice nel Ravennate, dove a causa della rottura dell'argine del fiume sono state evacuate e salvate diverse persone. Abbiamo sentito il sindaco della città. Sindaco, abbiamo visto le ultime ore difficili, particolarmente difficili per tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, e abbiamo visto che anche Consellice è stata colpita da questa emergenza. Ci dica cosa è accaduto. Si è registrata una
una rottura, una frattura sommitale dell'argine del fiume Sillaro, che è un fiume che arriva dal Bolognese, che attraversa i confini, il territorio del comune di Conselce. Questa frattura si è registrata tra i confini, tra la provincia di Ravenna e la provincia di Bologna, che ha generato una fuoriuscita immediata di acqua in maniera copiosa, e sono dovuti intervenire subito in emergenza, subito lì, con grande spirito di collaborazione con la polizia locale, la Bassa Romagna, con i vigili del fuoco, prima di tutto di Ravenna, poi dopo i sindaci, tutti e tre, quelli coinvolti, e abbiamo proceduto all'ordinanza di evacuazione delle aree, insomma, lì a ridosso del corso dove si è registrata, diciamo, la frattura. Quindi un tempestivo intervento sinergico che ha evitato il peggio. Ora state ovviamente monitorando la situazione. C'è da registrare che l'emergenza non è assolutamente finita, anche per la messa in sicurezza delle persone. Poco meno di un'oretta fa c'è stata la segnalazione di 7 persone che credo verranno recuperate con l'elicottero, e quindi anche stanotte abbiamo recuperato 3 persone, una persona sessantenne, 2 persone molto più anziane, e sono state portate, diciamo, attraverso il canotto fuori dall'ambito allagato. Quindi, insomma, cerchiamo di telefonare il più possibile alle persone che sono comunque rimaste in casa, consigliandogli comunque di stare al primo piano. E la Protezione Civile nel frattempo ha emesso per domani l'allerta rossa per rischio idraulico e non per temporali in 4 aree dell'Emilia-Romagna: la pianura bolognese di Reno e i suoi affluenti, collina bolognese, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola. Allerta arancione invece sempre per rischio idraulico invece sulla pianura del Modenese, sulla montagna bolognese, sull'alta collina romagnola e sulla montagna romagnola. Allerta arancione infine per rischio idrogeologico sulla montagna emiliana centrale, la collina bolognese e l'alta collina e la montagna romagnola. Insomma, anche nelle prossime ore si terrà d'occhio la situazione per quanto riguarda i nostri territori. Ora lasciamo questo argomento, parliamo d'altro, perché è stato inaugurato questa mattina alla fiera di Rimini il MacFruit, salone internazionale dell'ortofrutto. Al taglio del nastro era presente il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Allora sentiamo che cosa ha detto. MacFruit è un evento straordinario, compie 40 anni e è cresciuto sempre nel tempo. Obiettivamente questa edizione è riuscitissima, vede la partecipazione di tanti imprenditori italiani e anche di tanti imprenditori stranieri che vengono a vendere e poi mi dicono però che comprano più di quello che vendono dal punto di vista anche delle tecnologie, in un sistema virtuoso, specie con i paesi in via di sviluppo, che vengono a promuovere le loro produzioni e a comprare le nostre tecnologie. Questo dimostra che la filiera italiana è da una parte una filiera competitiva, di qualità, ma è anche una filiera capace di organizzare un sistema che permette ad altri di crescere, che è molto importante. Ministro, chiari oscuri, per l'Italia si vende di meno frutta, all'estero invece c'è una svolta notevole in avanti. Dobbiamo recuperare su questo, facendo comprendere ripartendo da quell'idea che nel tempo ci hanno sempre trasmesso facilmente le nostre nonne e le nostre mamme, in un altro tempo, fino alla mia generazione, adesso sempre meno, della qualità e di quello che fa bene alla salute. Noi dobbiamo continuare anche utilizzando il sistema scolastico per spiegare sempre più ai nostri ragazzi e alle nuove generazioni che cosa bisogna comprare e come bisogna comprarlo. Poi decidono loro, però spiegare il meccanismo della qualità nella scelta dei prodotti è un duplice vantaggio per il benessere, per la salute, ma anche per le nostre imprese, che sono imprese che garantiscono la qualità.
La cronaca ora è cominciato in Corte d'Assise a Bologna il processo all'imputato Giovanni Padovani, 27enne, che è accusato di avere ucciso la ex compagna Alessandra Matteuzzi lo scorso agosto a Bologna, sotto casa. Vediamo il servizio. Giovanni Padovani, il 27enne accusato dell'omicidio dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, di 56 anni, che ha ucciso a colpi di martello e di una panchina presa dal giardino condominiale sotto casa della donna, dove l'ha sorpresa la sera del 23 agosto 2022, sarà sottoposto a perizia psicofisica per stabilire se sia in grado di partecipare al processo e se al momento del delitto fosse in grado di intendere e volere. È iniziato infatti il processo davanti alla Corte di Assisi di Bologna, che ha accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall'avvocato Gabriele Bordoni. Alla luce, ha spiegato il presidente della Corte, Domenico Pasquariello, delle indicazioni in tal senso emergenti dai documenti sanitari e dalle cartelle cliniche relative all'osservazione psicosanitaria degli istituti di detenzione di Bologna e Piacenza. Non crede all'incapacità di intendere e volere dell'imputato la sorella della vittima, Stefania. Era lucidissimo, ha detto alla fine dell'udienza, visibilmente provata. Vogliamo solo giustizia. Il Comune di Bologna e diverse associazioni di tutela delle donne si sono costituite parti civili. Almeno oggi è iniziato il processo, quindi aspettavo da tanto, perché io so benissimo che lui è lucido, non è questo che mi tocca, io voglio fare giustizia. Nessun tipo di preoccupazione, siamo assolutamente sereni e riteniamo, anche avendo copiosa documentazione nelle nostre mani, che non ci sia alcun tipo di infermità né pregressa né attualmente, insomma. Ben venga che ci sia un perito che stabilisca, somministrando nuovamente dei test, che Padovani, insomma, sta facendo la sua difesa, il suo gioco. Le stesse cartelle sanitarie alle quali facevo riferimento danno conto di aver esplorato una vicenda umana che probabilmente vede delle tracce di psicosi, che viene definita a tratto schizofrenico, rimontanti alla giovinezza, all'adolescenza di quest'uomo. Probabilmente è utile verificare se anche all'atto della sua condotta, che è oggetto di processo, fosse in condizioni già alterate. È stato fermato in Romania un uomo sospettato del delitto di Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bologna, trovato morto in casa il 10 marzo scorso. Andiamo a sentire i dettagli in questo servizio. Nuovi sviluppi attorno al mistero dell'omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne originario di Bazzano, nel Bolognese, trovato morto nella sua abitazione di Casinalbo, in provincia di Modena, il 10 marzo scorso. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, la polizia rumena avrebbe fermato un uomo ritenuto sospetto per il delitto del 41enne, mentre stava tentando di far perdere le tracce nella sua terra natia, dopo aver militato per diverso tempo nella provincia di Bologna. Sulla morte del consulente del lavoro di 41 anni sono ancora al vaglio diverse ipotesi, da un estremo gioco sessuale a un tentativo di rapina finito male. Gozzoli era stato infatti ritrovato senza vita, legato al letto della sua abitazione e con addosso soltanto l'intimo. Le circostanze del ritrovamento e la causa del decesso, l'asfissia, avevano perciò fatto scattare l'ipotesi di una pratica erotica hard, motivo per cui erano state messe al setazzo le chat e le app di incontri trovate nel cellulare della vittima. Dalla perquisizione domiciliare i carabinieri hanno però constatato anche l'assenza dell'auto e di diversi effetti personali del 41enne. Un aspetto che ha portato la seconda ipotesi, ovvero quella della rapina, a farsi largo tra gli inquirenti, secondo cui gli autori del delitto potrebbero essere due. A fare la macabra scoperta erano stati la sorella e i datori di lavoro di Gozzoli, insospettiti dalla sua prolungata assenza in ufficio e allarmati dal fatto che non rispondesse più al telefono dalla sera prima. È arrivato il momento dello sport, andiamo da Marco Rossi.
Grazie Elisabetta per la linea. Apriamo il TG Sport parlando di pallacanestro. Dopo il pesante KO di Treviso e le polemiche arbitrali, la Virtus Bologna rischia di finire al secondo posto la regular season che termina domenica. La squadra di coach Scariolo adesso deve recuperare Teodosic e una buona condizione fisica per i playoff. Sono rimasti 40 minuti e una sola strada, forse ormai troppo stretta, per recuperare il primo posto. La sconfitta di Treviso e la sua coda polemica hanno lasciato la Virtus l'unica via di un KO di Milano contro Sassari, oltre alla vittoria in casa contro Varese all'ultima giornata. Quanto basta per pensare di essersi fatti scivolare colpevolmente via dalle mani un primato che la Segafredo aveva meritato durante la stagione. Poi però le ultime cadute contro le pericolanti, da Trieste a Napoli all'ultima Treviso, al di là delle decisioni arbitrali che hanno scatenato le proteste di coach Scariolo, raccontano un peccato di mancata connessione che i bianconeri stanno pagando da qualche settimana e che sembravano superati dopo l'ultimo filotto. Invece a Treviso si è vista la squadra con troppi insufficienti, una condizione fisica ancora disomogenea fra acciaccati vecchi e nuovi che rincorrono la forma migliore, l'assenza di Teodosic che pesa, ma anche troppa sufficienza nel pensare che possano bastare pochi minuti di predominio per farla franca. Se il secondo posto non sia per forza peggiore del primo, si capirà tra qualche giorno, classifica alla mano. Resta però uno spreco senza attenuanti essersi fatti scavalcare sul traguardo e adesso ci sarà anche da capire con quali contraccolpi psicologici. Intanto l'uscita del CSKA dai playoff russi ha fatto sperare in un assalto a Milutinov, che però sembra intenzionato a riposare e curare il fisico per la prossima stagione, rimandando il discorso all'estate. A meno di sorprese clamorose, insomma, si continuerà a trattare per la prossima annata. Parliamo ora di motori. Torneranno a Cervia il prossimo 13 giugno le auto storiche della Mille Miglia. Con partenza e arrivo a Brescia, il lungo plotone di automobili percorrerà 5 tappe, rievocando una gara di regolarità. La carovana della Mille Miglia, la rievocazione della celebre corsa, tornerà in Romagna anche per questa edizione 2023. Le operazioni preliminari scatteranno come da tradizione da Brescia martedì 13 giugno con l'arrivo della prima tappa a Cervia Milano Marittima, passando nel dettaglio da Ferrara, Lugo, Imola e Forlì. Dopo la prima notte di sosta, il lungo serpentone di 405 auto d'epoca ripartirà in direzione sud verso Roma, passando anche dalla Repubblica di San Marino. La sterzata, che taglierà verso la capitale, sarà ad Ascoli. Giovedì 15 il torpedone risalirà allo Stivale e dopo aver scavallato il passo della Betone saranno attraversate anche Modena e Reggio Emilia con arrivo a Parma. Da qui ci si avvierà alle battute finali con la frazione piemontese-lombarda che porterà a Milano. L'ultimo tassello, quello conclusivo dei 5 in calendario, permetterà ai partecipanti di tornare a Brescia dove tutto è incominciato il prossimo 17 giugno. Passano gli anni ma il fascino continua a stregare gli appassionati. Parliamo ora di calcio, andiamo sul nostro portale teleromagna.it. Limolese è sprofondata in Serie D senza disputare i play-out, ma il club ha presentato un ricorso urgente agli organi competenti. Intanto il numero uno del sodalizio rosso-blu, Francesco Coppa, ha scritto al presidente della Lega Pro Marani e dal consiglio direttivo. Chiedo, si legge nella nota, nel rispetto di chi opera e lavora in questo meraviglioso mondo che è il calcio, di sospendere e ricalendarizzare anche playout, allineandoli ai tempi degli organi di giustizia sportiva aditi dalle società ricorrenti. È tutto per lo sport, Elisabetta, a te la linea. Grazie Marco, noi andiamo a sentire insieme le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La fortissima ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione ha provocato tantissimi allagamenti, frane, purtroppo qualche vittima e allagamenti davvero ingenti con la tracimazione e la rottura di alcuni argini dei fiumi, provocando davvero tantissimi disagi e danni. La situazione però è in netto miglioramento. La giornata di giovedì 4 maggio vedrà cieli sereni o più poco nuvolosi per il passaggio di nuvolosità.
La ventilazione risulterà debole, il mare quasi calmo. Per quanto riguarda le temperature minime, scenderanno leggermente, saranno comprese tra 8 e 14 gradi, valori massimi invece in aumento, generalmente compresi tra più 19 e più 23 gradi. Temperature in ulteriore aumento nella giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. Prima di chiudere andiamo a rivedere i titoli di questo notiziario. Le piogge torrenziali delle scorse ore hanno messo in ginocchio gran parte della regione, con criticità soprattutto nel bolognese e nella Ravennate. Il maltempo ha causato due morti. Vaste aree del territorio sono allagate per via dell'esondazione di diversi fiumi. Il ministro Musumeci ha firmato la mobilitazione straordinaria. L'assessore alla protezione civile parla di situazione senza precedenti. Stato di allerta a Faenza, dove è esondato in parte il fiume Lamone. Ci sono alcuni quartieri semi-evacuati con centinaia di persone sfollate. I cittadini che hanno dovuto lasciare le case sono ospitati in rifugi di emergenza. Argine rotto e persone evacuate anche a Consellice nel Ravennate. Ai nostri microfoni il sindaco del paese Paola Pula parla di una situazione ancora grave. Anche qui sono state evacuate molte persone e si spera che nelle prossime ore il maltempo dia una tregua, anche se la Protezione Civile regionale ha emesso per giovedì una nuova allerta rossa per rischio idraulico. Un evento straordinario, così ha definito il Macfrut il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenuto alla Fiera di Rimini in occasione dell'inaugurazione del Salone Internazionale dell'Ortofrutta. Prima udienza in corte d'assise a Bologna del processo che vede imputato Giovanni Padovani. Il 27enne è accusato di aver ucciso l'ex compagna Alessandra Matteuzzi lo scorso agosto a Bologna. Basket, la sconfitta di Treviso ha complicato i piani della Virtus Bologna per chiudere al primo posto la stagione regolare. L'Armani Exchange è ora in cima alla classifica e a pari punteggio con le V-Nere. È davvero tutto per questa edizione serale del nostro notiziario. Questa sera appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo. Dalle 21 c'è infatti a tutta bici e per tutti gli aggiornamenti. Come sempre c'è il nostro portale online teleromagna.it. Grazie per averci seguito, a tutti buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.